Ciao ragazze, ciao ragazzi, buonasera. Allora, stasera video prodotti, come sempre, finiti, acquistati o regalati e da recensire. Come sempre, ovviamente, giù nell'info box trovate la lista dei prodotti che vi mostro stasera e di quella che ho finito, quindi l'aggiornamento della mia PSP, troverete le nuvolette che vi rimandano al secondo esatto del video dove parte la recensione, così. Se c'è qualcosa di nuovo da dire lo dico in questo video, altrimenti come l'ho pensata quando ho fatto la recensione, l'idea sul prodotto, quella rimane. Quindi iniziamo, sempre dalla bustina di Kiko, iniziamo con i prodotti che ho finito. Il primo prodotto che ho finito è questo top coat della Debbie, della Nile Repair. Non è finito, rimane ancora un fondino, ma come ho detto nella recensione, questo prodotto è molto corposo, non si asciuga mai, ancora peggio nel momento in cui si è iniziato a solidificare, quindi era diventata una cosa veramente incredibile. Lo mettevo la mattina anche verso le 10, andavo a dormire a mezzanotte passata, la mattina dopo mi trovavo con le stampe del lenzuolo, quindi l'ultimo fondino non l'ho finito. Poi, della Essence, il trio di correttori, Forget It 3 in 1 Concealer, quello che aveva i tre correttori, rosa, verde e correttore beigeolino, fuori due. Poi Kiko, il mascara top coat, quello là incurvante che non incurvava, la stessa idea che ho avuto per all'inizio, diciamo, quando ho iniziato a utilizzare, è rimasto fino alla fine. Ultimo prodotto che ho finito era un campioncino della Roche-Posay, Fact 2, Duo, era un correttore e riparatore di imperfezioni, cioè sul brufoletti, e mi è piaciuto tantissimo. Bustina vuota, passiamo ai prossimi. Opla, i prossimi sono acquisti o regali che ho messo in questa busta della G-Cube dei regali di Natale, comodissima. Aspettate che devo trovare un attimo la posizione. Ok, l'appoggio qua. Il primo l'ho preso dalla nonna, quindi dalla Stenom, anche se non è un prodotto Stenom, è un borsello, un organizzatore da borsa che mia nonna ha comprato, ne ha comprati diversi, tipo ne ho visti a casa una decina, non lo so. La marca è la Eurotrade America, ma vabbè, made in Cina, però c'è scritto Roma, Italia, non lo so. Allora, voi lo vedete blu, in realtà è un bel viola scuro, è abbastanza capiente, ora la metterò in funzione. Qua avanti ha una cerniera, ecco qua, così. Si può usare secondo me benissimo anche come beauty case da viaggio, piccolino, però è un organizzatore da borsa, quindi stavo dicendo, qua c'è la taschina, dietro altre due tasche belle profonde, all'interno su questo lato altre due taschine, poi dentro ovviamente ci si infilza tutto ciò, mette tutto ciò che può servire. Poi, di recente è stato il mio compleanno e mia cognata in questa deliziosa scatolina mi ha messo dei regalini che ora vi faccio vedere. Già la scatolina è bellissima di sua, tutti porcini. Dentro poi è fatta così, dai, bellissima, bella clè. Allora, prima di tutto mi ha preso il portapennelli dell'ultima collezione della Essence, la Bloom Me Up. Allora, è fatta così e ci sono 1, 2, 3, 6 spazi per i pennelli, oplata, così, 6 spazi per i pennelli, ovviamente si richiude con il nastrino. Poi, da Bijou Brigitte mi ha preso una cosa che volevo, nel senso, la ricerca di un oggettino del genere, proprio il bordello, da diverso tempo. Però non sono mai riuscita a trovare come la desideravo, quindi avevo optato per un
diciamo, era un oggettino per la casa che avevo trasformato in ciondolo. Comunque, il ciondolo, bando al ciancio, questa lunghissima collanina in oro rosa con la chiave. È bellissima, veramente mi piace tantissimo. La metterò subitissimo. Proprio bella assai, mi piace assai. Bel regalo. Poi mi ha preso uno smalto della Pupa, della Lasting Color Gel, smalto effetto vetro, il numero 62, che è un blu cina, non so, mi sembra che è abbastanza veritiero nell'anteprima, spero che lo rimanga anche nell'editing, chissà come, non ho mai provato smalti Pupa, speriamo bene. Poi, visto che lei ha la rappresentanza della Ibrochet, mi ha preso alcune cose, ovviamente della ditta, un ennesimo doccia, no, questo qua è un crema doccia al mango in limited edition, me ne ha preso un altro allo frutti rossi, sempre un crema doccia, sempre una limited edition. Poi una matita occhi doppia che si chiama 302, da una parte è Vert Adieu, non lo so pronunciare, dall'altro è Bleu Profond. Poi un lip balm numero 11 Rose Dux, credo che si pronunci così, da 7,5 ml. Per ora lo terrò conservato, perché ce l'ho, me lo comprai sempre da lei, un lip balm colorato, quindi per ora lo terrò da parte. Poi continuiamo. Poco prima avevo fatto un ordine sempre da mia cognata, e avevo ordinato il gloss trasparente della linea Sex Pulp, ok, un volumizzante, l'ho preso in numero, oddio come è scritto piccolo, credo 8 crystal, è un trasparente stracolmo di glitterini che nel giro di breve, da breve rimetterò in movimento, perché quello che ho della Kiotis mi sta finendo, sta per abbandonarmi, quindi passerò a questo qua. E come campioncini, se si possono chiamare campioncini, un altro crema doccia, sempre da 50 ml, alla vaniglia di agricoltura biologica. Ancora un altro doccia schiuma al... ma che cosa? Mora? Mi sembrano fragole a me qua. Boh, non lo so. O more. No, non credo che siano more. Credo che siano fragole. Il disegno mi sembra fragola, in italiano non c'è scritto, dico fragola. E poi una taglia intera di crema per le mani, della linea Bellezza delle Mani, crema sublimatrice 2-in-1 mani e unghie senza parabeni, alla arnica, non lo so come si pronuncia, bio. Poi, quando sono stata in vacanza a Firenze la settimana scorsa, sono passata da Coin e vabbè, mi sono guardata tutto MAC, non ho preso niente, non mi serviva niente, anche se gli espositori, era grande come spazio espositivo, ma era disordinato e non mi invogliava all'acquisto, nel senso che gli espositori erano molto sporchi, disordinati, per niente... Se ci fosse andato un addetto al marketing avrebbe picchiato le signore commesse e toccatici che stanno là dentro, perché non si poteva guardare, ve lo giuro, non si poteva guardare. Comunque ho preso della Catrice, visto che a Salerno non c'è, uno smalto che voi vedete blu scuro, in realtà è un viola con glitter azzurrini, rosellini, carino, si chiama... 14 Purple Reining, credo, non so come si pronuncia. E mi spiace che non si vede reale il colore, che è molto bello, mi piace tantissimo. La mia mamma ai saldi mi ha preso un orologio della
Sylvan Hirsch. Prêt-à-porter time, deliziosissimo come si chiama la linea. Ecco qua, il cinturino piccolino, il quadrante tondo, vi sto accecando e dentro, non so se si riesce a notare, c'è un teschietto di glitterini, tutto glitter. Ah, ecco, forse così si vede. Ferma, aspetta, dammi la luce. Eccolo qua, come che carino. È proprio carino assai. Il quadrante è in grigio-verde pieno di glitterini. Il cinturino, scusate. Non so se ho detto cinturino o quadrante, perché stavo pensando al quadrante, però vi descrivo il cinturino, quindi ora non mi riesco a ricordare. Quindi il cinturino è verde-grigio con i glitterini e anche il quadrante è in questo verde militare molto chiaro che tende al grigio. Ci hanno fatto. Molto molto bello, costava 30 euro, mamma mi sembra che l'ha pagato intorno alle 5 euro, I think, non ne sono sicurissima, l'ha preso ai saldi invernali. Poi mia zia che è in lutto mi ha dato, perché non lo mette più, questo orologio della Guess. Si vede che è usurato perché ha tutti i segnini, però lei non lo porta più, è bianco con ghirigori tutti colorati, molto bello. Tutti i glitterini torno torno, mi piace tantissimo. Poi ho deciso che devo ricominciare a utilizzare gli orologi, è stato un periodo che ero completamente impazzita, era l'accessorio che più desideravo. E poi l'ho abbandonato, mi dispiace perché adoro gli orologi, mi piacciono tanto. Poi mi ha dato questi tre braccialini rigidi, tutti con un tessuto tutto glitteroso, uno in oro, sì, oro e beige. Questo qua è nero con striature argento e arancioni. Questo rosso, nero e argento, molto molto carini. Poi un bracciolino semplice, carino con le borchiettine, molto leggero. Poi due bracciolini, di cui uno si è rotto, mi si è rotto in mano, sinceramente. Erano tutte e due così, nel senso rigidi con questi due fiorellini che tenevano tutte le pietrine. Mi si è rotto mentre lo inserivo è saltato un elastico, quindi ho questo qua più mobile. Non so se lo lascio così perché mi piace anche mobile che prende il movimento che vuole, o vado a rimettere un elastico e lo tengo rigido, ora vedo. Ma secondo me lo lascio così, è più divertente. Magari li metto insieme, uno rigido, un pochino più rigido, uno un pochino più morbido. Infine, no, non è infine, sempre mia zia, sempre per questa cosa che non mette più cosine colorate, mi ha preso e ha dato questa collanina del Jewish Culture, non lo so. È una sola collana che però ha tre collane all'interno, una con fiorellini bianchi, una che c'è appeso un fiorellino rosso e un altro con tre charms, a cuoricino e uno a pallina. Questo quando lo metterò impazzirò per trovare la posizione più idonea e ferma addosso. Ultimo acquisto fatto stasera, sono passata all'OBS, mi serviva un acquisto di cui sentivo l'esigenza, mi serviva una spugna per la palestra, di questa di facile risciacquo. Sono passata prima da Sephora, stava 1,60 euro se non erro, poi ho detto vabbè, poi vedo da qualche altra parte un pochino più economica. Alla fine sono passata OBS, che è proprio di fronte sul corso di Salerno, e l'ho trovato a 1,49 euro. Alla fine la differenza è poca, non è eccessiva. Ho fatto un movimento di testa, il collo,
La differenza di prezzo non è eccessiva, però vabbè, mi rompevo le scatole di tornare da Sephora solo per comprarmi una scrignetta, quindi alla fine l'ho preso all'UBS. Ok, ora recensioni. Bagno doccia? Sì, bagno doccia alla rosa della Idea Bellezza, l'estratto di aloe vera e ginseng. Formula dermoprotettiva. Allora, qua dice che è formulato con tensioattivi delicati di origine vegetale. Questo bagno doccia dalla profumazione accattivante e avvolgente rispetta il naturale equilibrio cutaneo lasciando la pelle morbida e tonica. Allora, io ho un campioncino che sempre mi aveva dato mia zia. Il profumo, anche se sono raffreddata, dal contenitore si percepisce. Non è stucchevole, non è troppo forte, si sente che come quando vi regalano un bel mazzo di rose da della sniffata, quello è l'odore. Sulla pelle, a parte durante la doccia, dopo non vi rimane il profumo di rosa addosso. Effettivamente è un bagnoschiuma che fa pochissima schiuma ed è molto delicato sulla pelle, non irrita, non è aggressivo. Scusate. Non è aggressivo, mi piace, l'ho usato due volte sinceramente, però già ho capito che è un prodotto che mi piace. Poi, i brochet della linea Active Sensity, un contorno occhi per occhi sensibili, avevo un campioncino, e di questo campioncino mi ricordo, i campioncini più delle volte servono a capire se il prodotto lo schifi dall'inizio. Questo prodotto, non voglio dire che l'ho schifato dall'inizio, ma non era ciò che io desideravo. Se l'avessi comprato ci sarei rimasta veramente malissimo. È un prodotto che si ha difficoltà a lavorarlo sul contorno occhi. È idratante sì, delicato per occhi sì, nel senso che non mi ha portato rossori, perché capita che quando un contorno occhi è... ha profumazioni forti, ha un inci di un certo livello, di un certo tipo, mi si fanno gli occhi rossi e stanchi a prima mattina. Con questo non mi è capitato, soltanto che io ho avuto difficoltà a lavorarlo, nel senso, di solito anche i campioncini, questi dai brush sono da un millilitro, è difficile. Riesco comunque a provarlo per i contorni occhi per 2-3 giorni e capire. Questo ho fatto un'applicazione perché veramente avevo difficoltà a lavorarlo. Poi ancora della Yves Rocher, della linea Pure System, un gel detergente purificante. Avevo 5... come si chiamano? Tester, ok, da 5 ml, li ho messi in un contenitore, quelli da viaggio, così li tenevo in bagno, ho potuto fare più di 5 pulizie del viso, perché sono riuscita a provarlo per diverso tempo. È un prodotto di colore ambrato con dei microgranuli all'interno che aiutano anche un pochettino a sfoliare il viso. Io l'ho usato mattina e sera per quasi 10 giorni più o meno, una cosa che ho capito di recente è che un detergente viso, alla fine di un detergente viso non lo si deve mai acquistare, nel senso che la pelle ha bisogno di un piccolo periodo di assestamento. Poi se proprio avete sbagliato il detergente, ok, non vi pulisce, ma se avete azzeccato il detergente inizia a funzionare bene. Finché poi agli ultimi sprazzi del detergente la pelle si abitua e diciamo si riequilibra da sola e potrebbe uscire qualche foruncolino. Almeno sulla mia pelle misto grassa questo succede, nel senso quando inizio a provare un detergente capita che ho la zona T un pochino più unta, oppure mi esce il brufolino, oppure vedo che non sta bene, così come alla fine del ciclo del prodotto, nel senso quando sta per finire.
Nell'intermezzo, il prodotto e la pelle si assestano e lavorano bene insieme, quindi toglie punti neri, pulisce bene la pelle, non la lascia unta, si assestano. Con questo prodotto è successo questo, tranne il pezzetto finale, nel senso ho avuto la reazione tra virgolette aggressiva all'inizio, quindi mi è uscito un brufolino e avevo la fronte untissima, anche se ha questi microgranuli e favorisce l'esfoliazione del viso. Poi è passato al momento in cui mi puliva bene, quindi i punti neri, non avevo più brufolini. Visto che i giorni sono stati pochi, non ho avuto la reazione finale. Comunque credo che sia un detergente ottimo anche per quelle persone che, come me, non sempre pensano a esfoliare il viso con uno scrub. Per esempio, il prodotto che vi parlerò alla fine, che è l'ultimo detergente, non è esfoliante, è solo un detergente delicato e quindi è un po' di tempo che non faccio un'esfoliazione e mi sento qua sugli zigomi. Che ne avrei bisogno in questo momento, ma sinceramente la mattina mi passa per la testa l'anticamera del cervello e non lo faccio. Quindi credo che sia un buon prodotto, un buon profumo. Dovrebbe costare intorno alle 5 euro in offerta. Poi proseguo con i brochet della linea Cure System e una maschera all'ossigeno. Che serve a depurare il viso dagli agenti inquinanti della città. Io avevo solo un campioncino, vedi il discorso precedente? Ho capito che io questa maschera, cioè questa maschera a me non fa niente, l'ho provata una sola volta, acqua fresca. Nel senso, dopo aver ricevuto questo campioncino e averlo provato, non mi invoglia l'acquisto, perché credo che almeno per la mia pelle e per la città in cui vivo, che è permessa l'acqua fresca. Ok, regalino della G-Cube durante il periodo di Natale, un fermacoda con un elastico con fermacoda in acciaio, che è un anellino che si apre così, dopo aver fatto la coda con il suo elastico, io lo faccio anche prima con il mio elastico, poi faccio un paio di giri con questo e poi chiudo con il fermaglietto. Che ho visto nei negozi sia cinesi che di bijou, che si porta molto in questo periodo. A me è piaciuto tanto, l'ho usato sia per farmi la coda molto alta, quindi la piazzavo, facevo la coda altissima, per questa altezza qua, veramente tanto alta, un codino, qualsiasi cosa che riuscivo a fermare qua, e quindi spuntavo i capelli da sopra alla coroncina. Carino anche per la coda bassa, quindi quella all'altezza della nuca, molto elegante. Non mi sembra di aver provato laterale, no, non credo, però l'effetto è lo stesso, quindi un abbellimento per un'acconciatura a coda molto carino. Credo che, visto che ora si portano questi tipi di accessori per capelli, credo che siano molto interessanti per quelle ragazze che io, per esempio, ho un capello che il primo giorno dal lavaggio, specialmente se me li faccio lisci, il primo giorno dal lavaggio, io l'ho fatto questo sabato, ho lavato i capelli allisciati. Primo giorno dal lavaggio, perfetti, ok. Secondo giorno dal lavaggio, inizio già a essere troppo piatta qua e essendo così sottili, si iniziano a fare ammazzettini, li chiamo io. Terzo giorno, che sarebbe oggi, peggio ancora, questi qua io l'ho ripettinati e rifonati nel pomeriggio, poi ripettinati prima di iniziare il video per cercare di riunire tutti i mazzettini perché dovevo uscire. Io domani mi dovrei fare lo shampoo. Sono andata domani mattina, per esempio, ho un impegno all'università, quindi già mi sveglio presto per prendere il pullman, ma non ho il tempo di farmi lo shampoo. E quindi andrei con una semplice coda di cavallo alta, fermata con un elastico che uso per andare a fare allenamento. Guardate come si fanno, che uso per fare allenamento. E tra virgolette sarei poco carina. Invece, con un
un accessorio per capelli di questo genere, l'effetto è un pochino più curato. Dici, ok, mi sono fatta la coda, però l'ho voluta fare per esibire un bel accessorio, non per esigenze di capello che ha bisogno di un lavaggio. Spero di essermi spiegata. Ok, passiamo scusate, al prossimo prodotto della Glinova, o Made in Italy, una crema fluido corpo idratante con olio di mandorla, effetto seta per tutti i tipi di pelle, senza paraffina, parabene e siliconi. Una crema da 250 ml. Vediamo un po' se... Ok, la confezione è così, molto carina, molto discreta ed elegante, anche dalla buona impugnatura. Comunque la cremina è bianca. Ah, oddio, lo sono sul naso. Ha un odore di mandorle, si sente che ha le mandorle. Si spalma molto facilmente, quella goccina veramente potrei salire, non voglio dire fino al gomito, ma almeno fino a metà braccio ci riesco a salire. Quindi si spalma bene sul corpo e si assorbe velocemente, è già assorbita. Quindi è anche comoda se la si mette di mattina e ci si deve subito rivestire. Non ho notato questa estrema idratazione, ma per il semplice motivo che mi capita spesso e ho delle secchezze eccessiva sulla coscia, ma perché spesso e volentieri quando faccio la doccia in palestra non mi riesco ad idratare subito dopo la doccia, ma passa almeno un'ora il tempo che torno a casa, perché vengo accompagnata a casa, quindi per evitare di dare, tra virgolette, fastidio, no, aspetta, mi devo incremare, la mia compagna mi potrebbe dire, ok, fatela appena, scusate il dialetto, per chi non ha capito, ok, prosegui a piedi, e quindi me la metto a un'ora dalla doccia. Però questa secchezza l'ho riscontrata solo sulla coscia, sulla gamba. Invece sul restante del corpo è veramente molto idratata e molto elastica, specialmente, cioè, la si sente che penetra bene e idrata in profondità, mi è piaciuta. Poi l'odore è molto carino, oddio questi capelli, l'odore è molto carino. Altra crema, questa volta un altro idratante della Roche, della linea Hydra più antifatica. Dov'è l'italiano? Contorno occhi idratante antifatica. Crema idratante per il contorno occhi che aiuta a ridurre occhiaie e linee sottili. Questa crema gel, dalla formulazione unica, associa gli ingredienti idratanti con un mix brevettato, dovrebbe essere, sì, di antiossidanti riconosciuti per la loro capacità di aiutare a proteggere l'epidermide dalle conseguenze dello stress. Segni di stanchezza come occhiaie e linee sottili sono ridotti. Allora, il prodotto è ovviamente da 15 ml. In questa confezione bianca con tappino trasparentino, ha il dosatore a punta. Questa è un'altra crema che esige una quantità eccessiva per poter fare i massaggini, perché si assorbe troppo rapidamente per i miei gusti. È biancastra, è un gel, quindi già sta scivolando. Nel giro di poco, io veramente a volte ho difficoltà, peggio di quella della Yves Rocher, a lavorare sul mio contorno occhio, perché prima l'appoggio, la stendo leggermente, lavoro sulle zampette di gallina e poi vado a fare un po' così per attivare i muscoli e poi vado a lavorare in modo da sgonfiare le borse del mattino, le borse della spesa. Tutto questo andrà, e in più alla fine di solito con altre creme riesco anche a tappettare
asciugare quando la crema è nella fase quasi, sono quasi tutta assorbita, non rompere più le scatole, sono di dire tutto l'occhio. Quindi in quella fase là con alcune creme riesco a tappettare per svegliare la circolazione. Con questa non riesco quasi a fare niente, nel senso la riesco a spalmare sul contorno occhi, a lavorare un pochino qua. Già quando voglio fare il movimento per ridurre le borse mi è impossibile. Non parlare proprio del tappettare là, vabbè, ormai è bella che è assorbita, ci può fare più niente. Quindi no, per questo non mi è piaciuto. Non ho gravi problemi di occhiaie, anche se ho la pelle chiara e comunque mi si vedono già naturalmente, non è la stanchezza che mi procura un'eccessiva occhialuggine, non si può dire, ok, la comparsa di segni scuri sotto gli occhi. Rughette, sinceramente, qua sono e qua sono rimaste. Questa profonda idratazione io non l'ho avvertita. Ultimo prodotto in lista della L'Herb Cosmetici Innovativi, è un fluido detergente delicato con il siero di latte e clorofilla. Allora, qualcosa in italiano. Fluido detergente a base di siero di latte, uno straordinario disinfettante naturale con la delicata per una delicata ed efficace pulizia della pelle, anche la più delicata. Lascia la pelle morbida e piacevolmente profumata, detersa in profondità da ogni traccia di impurità, previene eventuali problemi come irritazioni, rossori, acne, eccetera. La pelle ritrova tutta la sua elasticità, luminosità e purezza in un solo gesto. Allora, parliamone. Il contenitore è 150 ml, pure carino da tenere in bagno, con la pompetta viola, verdino, spetta viola, carino. Voglio riprendere la descrizione così punto per punto ne riparliamo. Allora, no, in italiano, non so leggere in tedesco. Sì, credo che sia tedesco. Allora, disinfettante naturale, sì, da quando lo utilizzo mi stavano per, cioè, ho avuto dei brufolini che sono rientrati subito, non ho avuto quell'antestetico rossore. Quando si fanno il baiam e si fa il rossore, con questo non l'ho avuto. Poi lascia la pelle morbida? No, per me è molto aggressivo e mi lascia la pelle che tira. È un prodotto molto purificante, forse anche eccessivamente. Continuiamo. Piacevolmente profumata. Ma anche no. Questo detergente sa di Abra Magique. Sarà la clorofilla, non lo so. A me ricorda Abra Magique. Quindi no. Non il profumo per niente. Lascia la pelle morbida e piacevolmente profumata, abbiamo detto, detersa in profondità da ogni traccia di purità, sì, da quando lo utilizzo, anche se sono passata da quello di Yves Rocher che mi ha esfoliato oltre che pulito la pelle. A questo, in questo momento ho il viso molto deterso, non ho lucidità strane, non ho brufoli, ho i miei punti neri, ma là più delle volte, a parte le sfoliazioni, è anche una questione di strapamento che è parecchio che non faccio. Poi, la pelle ritrova la sua naturale elasticità e mi sa, vabbè. È un buon detergente, non lo metto in dubbio. Forse eccessivamente aggressivo per la mia pelle. Può capitare che un prodotto sia così aggressivo. Ok, metto un pochino di crema la sera, anche se non voglio, ma giusto dove me la sento un pochino più tirare, quindi di solito è il contorno. La mattina comunque mi idrato subito dopo. L'odore fortunatamente svanisce veramente, ma è.
Pussa. Pussa, non ci piace. Ok, dopo questa carrellata e questa marea di chiacchiere che vi ho fatto, vi mando un grosso bacio e ci sentiamo prossimamente. Bacio, vi auguro buonanotte, perché fra un po' vado a fare il no. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!